Stamattina abbiamo trattato il tema dell'efficientamento energetico, in particolare degli Energy Performance Contract. Si tratta di uno strumento contrattuale che le piuttosto recente che le amministrazioni hanno iniziato a utilizzare. Parliamo di uno strumento che prevede sia la fornitura che la capacità di efficientare gli edifici che anche la parte di gestione dell'intero servizio. Oggi qua parliamo degli strumenti finanziari per l'efficienza energetica. Noi abbiamo, sapete, approvato un piano energetico molto sfidante che ha preso gli obiettivi europei dell'agenda al 2030 e oggi parliamo in specifico di come raggiungere quegli obiettivi attraverso degli strumenti finanziari innovativi.